Uniti nella vita e nella morte, così Don Ranieri Picone, accolto i feretri di Cosimo Spagnolo e Rossana Arena, giunti insieme, sommersi da fiori bianchi nella chiesa di Sant'Ippolisto da Trippalda per l'ultimo saluto. Ai coniugi di 48 e 49 anni, deceduti sabato pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a ridosso dello svincolo per Capaccio Pestum. La coppia, residente nella città del sabato, era in viaggio a bordo di una motocicletta quando si è verificato l'impatto improvviso e violento che ha provocato la morte su colpo di Rossana e Cosimo. Dopo poche ore all'ospedale Ruggi di Salerno è ospitato anche il 49enne conducente dell'auto che proveniva da Vallo della Lucania. La basilica era gremita di persone, conoscenti e familiari, ancora scossi per la tragedia, anche loro idealmente uniti in un silenzio denso di dolore e rabbia. Sulle bare le foto sorridenti di Cosimo e Rossana, che sembrano intenti a raccomandarci ad alta voce di vivere intensamente ogni istante di vita, commenta Don Ranieri dall'altare. È un momento tremendo per la nostra comunità, dice il parroco, che invita i presenti ad assicurare vicinanza e affetto ai familiari degli scomparsi anche nei giorni successivi ai funerali. Presente a rito funebre anche il sindaco Paolo Spagnolo, che ha ricordato le due vittime dello schianto come grandi lavoratori stimati per la loro riservatezza, ma sempre disponibili e generosi, tanto che la loro casa era sempre piena di calore e parole buone per i tanti che li apprezzavano. Il comune di Trippalda, dichiara il sindaco Paolo Spagnolo, è pronto a costituirsi parte civile. Faremo ovviamente accesso agli atti e verificheremo se ci sono questi presupposti. Presumo di sì, però ovviamente approfondiremo e verificheremo le indagini. Dalle indiscrezioni giornalistiche sembrerebbe proprio di sì. Alla fine della cerimonia i presenti hanno salutato in chiesa Rossana e Cosimo con un lungo applauso, poi il via per l'ultimo viaggio, sempre insieme, uniti nella vita e nella morte. Vorrei che ci sentiste tutti vicini e presenti, compartecipi insieme a voi di questo grande dolore che in questo momento è presente in ciascuno di voi. Direi così: Cosimo e Rossana, uniti nella vita, uniti nella morte.